E-Gay Sports. It's in the gay. Ragazzi, bentornati sul mio canale, nono episodio della carriera allenatore con l'Andorra. Inizia ufficialmente la terza stagione di gioco, dove la nostra squadra sta piano piano crescendo a tal punto che ci siamo guadagnati l'accesso alla Champions League con una bellissima e golosissima terza posizione in campionato nel nostro esordio assoluto nella Liga la stagione scorsa, chiusa nell'episodio precedente. L'inizio della terza stagione, ragazzi, implica un buon mercato, un bel esordio in Champions League e anche, speriamo, un buon esordio in campionato. Allacciatevi le cinture perché sarà un episodio, ragazzi, ricchissimo di cose. State connessi. Come primo obiettivo io andrei a contattare un centrocampista di un altro pianeta, che è Warren Zaire-Emery. Io ho 100 milioni di budget, quindi non dovrebbe essere difficile ingaggiarlo, però non dire gatto finché non è nel sacco. Io gli faccio un'offerta, gli scambio Pereira e gli do 30 milioni. Non me lo respingere, fammi una controfferta. 30 milioni accettano? A posto così. Ho veramente sparato a caso, ragazzi. Non so quanto dargli di stipendio, sinceramente. 5 anni perfetto. No, 54 milioni di clausola, non se ne parla. Chiede 15.000, a posto. Bene così. E allora, ragazzi, benvenuto a Warren Zaire-Emery. A questo punto, siccome Bull comunque andrà a centrocampo titolare insieme a Gabri Veiga, perché Pereira, ragazzi, sta calando, c'ha anche 33 anni. E siccome Bull vuole andare via, io tenterei un colpo bruttissimo, ovvero prendere Maignan e rifilare Bull al Milan. Per me che c'ha già 29 anni Maignan, vuol dire che fa un anno o due bene. Io provo carne secchi, ragazzi, c'ha una clausola rescissoria di 100 milioni. 100 milioni, comunque vale 33, scambio giocatori, portieri, Bull. E 10 milioni. Ne vogliono 24? Sapete che c'è? Va bene. Perché tanto Bull, ragazzi, ha chiesto di essere ceduto e non puoi farci veramente niente una volta che ha chiesto di essere ceduto. Quindi a questo punto vado a risparmiare su un portiere forte. 5 anni di contratto, niente clausola. Ho detto niente clausola. E gli offriamo 30.000. Così guadagna di più di quel che prende al Villarreal. E ragazzi, la dirigenza non sarà contenta, però 25 milioni per un portiere che dovrebbe superare overall 90, tra l'altro è un 81, quindi molto più forte di Bull al momento come overall, ci sta. Poi niente ci vieta di riprendere Bull un giorno, niente ce lo vieta. Tra l'altro si prende anche il numero 1, perfetto. Vogliono Fresneda, niente da fare. Vogliono Moukoko per 63 milioni, proprio ve la prendete nel culo sonora. Lui proprio non lo do via mai, anche il Bayer lo vuole, zero. Duarte per un anno senza diritto di riscatto al Braga, io glielo do subito. Vogliono Muklis, va bene. Mike Zach per un anno al Celta Vigo, accetto volentieri. Almeno si va a fare un po' di esperienza anche lui. Marti Villa per 1 milione, offrono di più di quel che vale, perfetto. Mike Zach lo vuole anche il Borussia Mönchengladbach, 2 anni, va bene. 50 e 50, va bene. Qualcuno già se ne va ed è Muklis che va al Silas Wrocław in Polonia e Duarte se ne va per 1 anno al Braga. Ato in prestito per 1 anno, ci sta, tanto abbiamo Barrera. Al Betis, quanto potete pagare di stipendio? 40-60 si può fare? Ok. Roberto Pereira al Barcellona. Va bene, cioè ok, 1 anno, ok, 60-40 va bene, sennò poi rompono i coglioni. Roberto Pereira, pagato 0, venduto a 13 milioni, bene così. 43 milioni più Marcao, ma che cazzo è Marcao, ma vaffanculo. Ok, qualcuno parte ed è Marti Villa che va al Leuven, che non so che cazzo di squadra sia, ma l'importante è che si tolga dai coglioni. Potremmo farci 2 milioni, sti gran cazzi. Se ne va anche Mike Zach al Celta Vigo per 1 anno. Un portiere che ha 19 anni è 69. Io quasi quasi lo ingaggio. Secondo portiere, sti cazzi. Attaccante 75, 17 anni. Questo è un mostro.
Attaccante 73, 17 anni. Centrocampista 73, 18 anni. Raga, è roba da matti questa. Questi qua li devo ingaggiare prima che me li rubino. Quindi lo ingaggio e poi vediamo. Il primo prende 3,9 all'anno, che è il portiere, che è Pedro Estrada. L'attaccante 75 subito, raga. Turnover, va bene. 22 milioni di clausola, no. 5,6. Sporadico Collin, 5 anni, niente clausola. E 4,7 di stipendio. Ugo Lopez, 6 milioni di valutazione. Questo può fare anche il difensore centrale, che è buono. Vediamo poi noi come gestirlo. Che qua, clausola nulla. Chiedere lo stipendio e andiamo così. Quella che sentite sotto, ragazzi, è la playlist di FIFA 11. Vecchissimo gioco che ho rotto da quanto ho giocato. Quando FIFA era FIFA, purtroppo. Ok, qualcuno lascia ed è Ato che va in prestito al Real Betis per un anno. Perfetto. Il Real vuole Gustafsson, che tra l'altro è salito già 80 senza aver giocato, ma niente, non glielo diamo. Peccia se ne va alla Portimonense SC, una gatta in meno da pelare. Ok, torneo estivo, questo da 4 milioni e ci sono tante belle squadre. Mi sarebbe piaciuto giocare contro gli italiani, ma questo, ragazzi, è di un altro livello, dai. Qualcun altro lascia ed è Roberto Pereira, che va al Barcellona con diritto di riscatto per 12 mesi. L'Enes ci danno Uri Lantuna, si rifiuta subito. Barrera 7 milioni offrite, ma vaffanculo va. Prima partita dell'anno, ragazzi, Andorra contro Brentford. Panchina è perfetta, giochiamo ad Anfield, attenzione. Bel teatrino, bel teatrino Anfield. Palla dentro, carne secchi! La paratona, ragazzi, stanno prestando a merda questi. Ragazzi, è più difficile il torneo estivo della Champions League, ragazzi. Guardate là! Questo non è neanche fallo! Attenzione a questo gol di Lewis Potter. Carne secca. Senza una carne secca, però. Tiro del cazzo, proprio. Ragazzi, sono fortissimi questi. Poi lo sappiamo sempre, la prima partita dell'episodio com'è. Punizione, Bravo Gabri Vega! Bravissimo, non c'è nessuno! Devo tirare io! Parata di Raya! Primo tiro in porta, 47esimo minuto. Malissimo, malissimo, malissimo. Gustafsson. Gabri Vega! La pareggia lui, c'era andato vicino prima. Ci è riuscito adesso, il primo gol della stagione 2024-2025. Porta il nome di Gabri Vega alla sua seconda stagione all'Andorra. Assist del signor Gustafsson, dello Scandinavo. E 1-1. Attenzione a Gustafsson, calcio al destro, inaspettatamente, dopo un assedio incredibile del Brentford, la porta avanti lui, all'89esimo, Rasmus Gustafsson, sempre lui, sempre, sempre, sempre lui, assist di Moukoko, gol e assist per lo svedese, giornata da ricordare per lui, finalmente la prima partita stagionale, per ora non la canniamo, facciamo qualche cambietto. Buttala via, tanto ormai è vinta. Buttala via Lopez, buttala via. Potrebbe essere una bella azione, però va bene così. Prima partita, ragazzi, 2-1. Risicata, risicata tantissimo. Ma ce la siamo portati a casa perché, ragazzi, come non vinci una partita, hai perso il torneo, purtroppo. Questa è la triste verità. Quindi c'è da vincere più partite possibili e fare più gol possibili. Abbiamo il Torino e l'Atalanta, tra l'altro, nel torneo. Infatti, Torino lo affronteremo come ultimo. Adesso abbiamo l'Hoffenheim. Formazione che vince, non si cambia. Andiamocela a giocare. Sempre Anfield, cazzo. Però, cioè, tutti gli stadi inglesi che c'hai cambia ogni tanto. No? 0-0, Moukoko. Sinistro, Baumann in angolo. Subito la fiammata del tedesco. Gabri Vega! Baumann! Stava per fare il secondo gol consecutivo. Non va. Diego Lainez. C'è questo sinistro! Di corona ancora Baumann. Sta prendendo veramente di tutto. Diego Lainez, come se è smarcato Baumann. Vabbè, questo è un tiro del cazzo. Però già 4 parate decisive, ragazzi. Urlo, 4 parate.
Ragazzi, mi puzza. Carne Secchi, bravissimo. Un anche a lui, eh. Raga, come fa Vogt a essere più veloce di Mukoko, che c'ha 90 di velocità, raga? Mi puzza. Carne Secchi. 0-0, ragazzi. Non vinceremo più il torneo. Peccato. Volevo andarmene a giocare con il Torino, però oggi abbiamo Baumann, il nuovo Iker Casillas. 9 tiri a 3, 5 tiri in porta a 3. 0-0. Va bene. Perché il Francoforte ha 6 punti e quindi a questo punto è irrecuperabile. È vero che il Torino ha un punto, 28 milioni dall'United per Caballero, che rifiutiamo. Ottavio, Diego Lainez, ma che cazzo me ne faccio di Ottavio, dai. Kiss in prestito per 2 anni. Vabbè, uno stipendio così, dai. Facciamo giocare Farrell, Collin e Vanner. Metto anche Barrera, va. Ed è Anfield un'altra volta, raga, madonna. Comunque c'è sempre la partita contro le squadre italiane, eh, nel torneo estivo. Adesso me l'aspetto pure nel giro di Champions League, tipo un Napoli selvaggio. Corona. Gustafsson, Vanya Milinkovic Savic. Oh, adesso finalmente riconosco tutti i giocatori che ho contro. Ora, Baumann, ok. Adesso fenomeno anche Milinkovic Savic, no, eh. Milinkovic Savic si può permettere di essere fenomeno soltanto contro il Milan. Contro il Milan, gol del Torino. Ilic, contropiede, ragazzi. Primo tiro in porta. Vantaggio del Torino, Ilic. Zain Emery ha visto Corona. No, vabbè, raga, dai. No, cioè, ok tutto, ma questo no. Fresneda, la pareggia lui, il terzino. Già tipo la seconda volta che ci prova in questo torneo estivo. Adesso ce l'ha fatta, il terzino spagnolo, ovvero il 74. Gol del pareggio. Non mi aspettavo questo buco di Vanya Milinkovic-Savic, sinceramente. Però va bene, cioè io prendo, accetto e porto a casa. Peccatito Collin. Gustafsson su assist di Collin, appena arrivato. 2-1. La ripresa l'Andorra. A cazzo durissimo. L'abbiamo ripresa. Ribaltone esattamente come contro il Brentford. Poteva tirare Collin, ma aveva un bel difensorone davanti, quindi ha preferito passare la palla all'asso svedese, che poi poteva anche passarla a Gabri Vega, ma vabbè. No, Kiko Flisch, no. Kikovic no, Carne Secchi. Fine primo tempo, brivido finale. No, Sanabria, Carne Secchi. Cosa ha preso, ragazzi? Questo ha parlato più di Bull in 2 anni. Caballero Johnston, mettiamo il gol solo per questo. Zain Emery, Gustafsson spacca la porta. Pensavo fosse Collin, peccato. Comunque 3-1. Allunghiamo sul Toro. E pensate che prima di oggi, ragazzi, avevamo tenuto in considerazione l'idea di considerare le squadre italiane una bestia nera. E invece, beh, non male, adesso stiamo un po' smentendo questa cosa. Ma non vorrei veramente che sia l'eccezione che approva la regola. C'è Talisca nel Torino. Da quando? Cioè, in realtà ce l'ha messo FIFA, ok? E vabbè, raga, era cerchiato. Gol del Torino. Oh, tutti da fuori area, tutti da fuori area. Li prendiamo, poi ci tiro io. Tirando delle merde. Ok. Riccardo Rodriguez. Carne Secchi la blocca. Carne Secchi, raga, ma che portiere ho trovato. Cioè, in realtà lo sapevamo che portiere era, ma non così forte. 3-2. Non abbiamo vinto il torneo, sennò starebbero già celebrando. 7 punti, peccato, perché se non fosse per Baumann sicuramente avremmo vinto il torneo, che a questo punto deduco l'abbia vinto il Francoforte. Gran peccato, però. Che bisogna farci. Ha vinto 1-0 il Francoforte. Che bastardi. Chi se ne va? Se ne va Kiss in prestito all'Al Wida. Vogliono Fresneda. E noi non gli si dà. Non gli si dà Fresneda. Inizia, ragazzi, ufficialmente la Liga Andorra-Saragozza. Tutti riposati. Notiamo che Johnston è salito a 73. Abbiamo preso uno stadietto un pochino più grande, che penso che sia quello che abbiamo usato la prima stagione, se non vado errato, eh. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che è proprio quello. Esordio col sole che spacca le pietre. Andorra contro Real Saragozza.
E dai, col Kick of Leash, carne secchio, ci arrivano sempre in porta però, eh. Jaume, fuori. Saragozza aggressivissimo. Vabbè ragazzi, l'inizio di stagione è sempre complicato perché, come ben sapete, la squadra deve un po' cominciare a carburare. Quindi i giocatori sono lenti, scordinati, devono amalgamarsi. Questa è una cosa anche realistica che ha messo FIFA. Però nel mentre, ragazzi, ti fa veramente bestemmiare l'anima. Mukoko, Gustafsson. Palla dentro per il fratello Mukoko. 1-0, gol della merda però. E questo è un gol che onestamente capita spesso nel mondo del calcio. Galoppata dello svedese che già in 4 partite, ragazzi, ha fatto 3 gol. 2 gol forse? No, forse 3, 3, 4 assist. È micidiale questo ragazzo Mukoko. Gabri Vega, Reboglio. Fallo, fallissimo, questo è rosso. Eh sì. Espulso l'attaccante Sabin Merino, cartellino rosso a casa. Decatito, Fresneda ci riprova e non ci riesce perché c'è ancora Reboglio. Zain Emery. Gustafsson. No, non ci voglio credere, raga. Un gol fatto. Mukoko. Gustafsson fuori. Ragazzi, è un assedio assurdo questo. Decatito Corona. Se li fa tutti. 2-0 il messicano Tecatito Coronz. Raddoppio dell'Andorra. Che galoppata si è fatto. Madonna ragazzi. E a questo punto mi permetto di mandare in campo qualche forza fresca tipo Vanner. Gustafsson, Ivanov. È buona. Ivanov segna l'ultima e segna la prima. È l'ultima che abbiamo giocato in realtà dell'episodio scorso. 3-0. Ancora assist di Gustafsson, ragazzi. Incredibile. Calcia il suo sinistro. C'è spazio, c'è gloria anche per lui. Kelm, palla dentro. Godo. Eric fuori, godo. Finisce 3-0 ragazzi. Primo clean sheet, in realtà è il secondo stagionale, ma tolte le amichevoli ragazzi, partite ufficiali è il primo. Ce lo becchiamo subito la prima giornata. Il che, vi dirò, non è neanche così male come cosa. Mukoko, Corona e Ivanov, che entra dalla panchina e segna il gol del 3-0. Prima vittoria stagionale, liscio come l'olio. Il problema arriva adesso e vedrete perché. 67 milioni per Diego Lainez, che rifiuto. Nazionale Marocco, una bella nazionale ma non è quello che cerco. Io voglio l'Italia, cazzo. Cristian Romero va al Manchester United. Poi cosa c'è? Vlahovic al Real Madrid. De Bruyne alla Juventus, ragazzi, non si può vedere. Rodri, Manchester City. Rodri fa sempre la differenza, vero? Comunque ragazzi, ecco perché adesso ci dobbiamo preoccupare, perché sarà Real Madrid Andorra. Da notare ragazzi che Mukoko è salito a 81. Bene così. Santiago Bernabeu, signori, si inizia. Real Madrid Andorra. Arda Güler, carne secchi. Il primo tiro è sempre degli avversari, eh. Lainez, Mukoko, si è spostato il portiere! Courtois, dove cazzo vai? L'apre ancora il tedesco, 1-0 come la partita scorsa. Questo è un gol importante, poi non so come finirà la partita, raga, però questo è un gol molto importante. L'assist, tra l'altro, è di Diego Lainez, che per ora non è che abbia fatto granché, meno male che ho incrociato il tiro, meno male. La tasa del cesso, carne secchi, sulla respinta che in realtà poteva trattenere. Ci ha provato Vlahovic. Va dentro, ancora carne secchi ragazzi, una garanzia. Speriamo giochi così sempre, che vi devo dire. Valverde, carne secchi. Meno male che ha sbagliato il controllo, sennò questo era gol tutta la vita. Arda Güler, Vlahovic, carne secchi. Sta tenendo in piedi l'Andorra. Palla dentro, carne secchi ancora! Ma tanto ragazzi, prima o poi il gol lo prendiamo.
Gabri Vega, contropiede Gabri Vega, destro Courtois. È l'ora che parino anche gli altri un pochino, devo essere sincero. Peccatito Corona, destro Courtois. Dovevo metterla sul primo palo, ragazzi. Lo show dei portieri questo. Vabbè, Courtois non è nuovo. Antonio Silva, la rimane lì. Gabri Vega, posizione regolare, perché Militao è rimasto sul palo. Gabri Vega, primo gol stagionale, in realtà è il secondo perché ha segnato nell'amichevole. Per noi conta, ma per le statistiche no. Un rapace, ragazzi, questo è un rapace d'area. Si è trovato lì al posto giusto, al momento giusto. 2-0 al Bernabeu. Cosa sta succedendo, ragazzi? Corona, Tecatito, il destro, 3-0, raga, ma questa Andorra, io non so cosa stia combinando, ma la forma mai vista prima. 3-0, Tecatito Corona, si fa la galoppata, un altro gol dei suoi, esattamente come la partita precedente. A questo punto, Alan Farrell può anche entrare per Gabi Vega. Vinicius Junior, gol di Vlahovic, kick of glitch. Si ricomincia, ragazzi. Ce l'avamo fatta a starne lontani per un po'. Però, ragazzi, gol al 55esimo è tosto, perché possono veramente recuperare la partita questi. Moukoko dentro, Gustafsson lascia lì, Diego Lainez traversa. La traversa gli nega il 4-1. Finisce 3-1. Peccato per il gol di Vlahovic al 55esimo, però. L'importante è esserci portati a casa il risultato in uno stadio così importante come il Bernabeu. Andiamo avanti, continuiamo. Anche se in realtà abbiamo appena iniziato il campionato, però già 6 punti nelle prime due partite sono assolutamente oro che cola, signori. Andorra Osasuna, ragazzi, c'erano 2 punti. Partita, direi, più tranquilla rispetto alle altre due. Corona sale a 82 di overall, Fresneda a 75. E non abbiamo ancora il girone di Champions League davanti a noi, però, eh. Andiamo a giocarci, ragazzi, contro l'Osasuna. Quei bastardi che ci eliminarono dalla Coppa di Spagna l'anno scorso e supplementari, quindi ce l'ho ancora con voi io. E che fai, non lo vuoi un bel tramontino? Certo che lo vuoi. Diego Lainez è partito, Diego Lainez. Calcio a sinistro, l'apre il messicano, 1-0 contro l'Osasuna. Galoppata, stessa cosa che fa Corona, ma dall'altra parte. Sinistro a incrociare sotto l'incrocio dei pali. Sì, ripetizione, ma ci stava. Guado sinistro, carne secchi, però devi respingere. Su, devi bloccare, fra. Antuna, la palla dentro il palo di Osorio. Brivido. Si era buttato da tutt'altra parte, carne secchi. Antuna, sinistro. Per fortuna non è rigore. Ha fatto una scivolata assassina. Meno male era salve. Palla dentro, carne secchi. In angolo. Sto a sudare l'anima, ragazzi. Contro l'Osasuna. Gustafsson. Dentro Moukoko. Funziona sempre l'asse Gustafsson-Moukoko. 2-0. Immeritato. Va ammesso. Immeritato. A volte bisogna dire le cose come stanno ed è immeritato. Me ne rendo conto, però è il gioco del calcio. L'abbiamo accettato quando c'è successo contro, e allora il gioco lo deve accettare adesso. Oscar, che gol ha fatto. Ragazzi, che andasse preso era pacifico. Bisognava solo sapere quando, e adesso sappiamo pure quello. Possibile che quando metto io queste palle alte, ragazzi, vadano tutte a fanculo? Non ci voglio credere. Pareggio dell'Osasuna, ragazzi. Hanno messo 2 palle alte che sono cascate sul giocatore libero. Quando le metto le palle alte, non c'è niente da fare, ragazzi. Finita la partita. Buttata via, ragazzi. Buttata via malissimo, ma si sapeva. Primo pareggio stagionale, ragazzi. Abbiamo vinto con Real Madrid, ci sta. Ma da 2-0 a 2-2 in 5 minuti. E non l'accetto, raga. Ce l'ha messa nel culo in Coppa del Re e ce l'ha messa nel culo anche oggi. Caballero per 26 milioni al Tottenham. Niente da fare. Voi ci provate, ma non va. Frattesi va per 66 milioni all'Aston Villa. Ok. Abbiamo vinto il premio allenatore di agosto.
dovrebbero essere usciti i gironi di Champions League, per forza. Partita spostata, 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 e nazionale chi ci va? La Nez e Carnesecchi, ok, perfetto, quindi niente possibili infortuni. Ufficio, calendario, siamo con il Napoli, ragazzi, l'avevo detto che avremmo preso il Napoli nel girone, perfetto. Marsiglia e Rangers, ragazzi, un girone da Conference League, con tutto rispetto, ragazzi, questo girone va passato anche simulando le partite, dai. Cominciamo intanto però da Espanyol Andorra, che potrebbe essere tosta. Stagefront Stadium, beh, un bello stadio, Gustafsson sinistro, Pacheco non trattiene, apre le marcature, lo svedese 1-0 per l'Andorra, ci pensa sempre solamente lui, assist di Fresneda che sta vivendo un inizio di stagione pazzesco sto ragazzo. Capri Vega, Mukoko, sinistro, 2-0, botta nell'angolo, raddoppia l'Andorra, le punte centrali stanno facendo il loro onestissimo lavoro, assist di Gabi Vega sto giro. Cristi sinistro, carne secchi nell'angolino, bravissimo. Palla per Joselu, carne secchi, Zaire Emery. Ivanov, Collin può fare il suo primo gol! Il primo gol di Collin! 3-0! Non ci ha messo molto, ci ha messo tipo 3 presenze a segnare il primo gol, sicuramente più veloce che Jovic col Milan. Palla in profondità di Ivanov. Abbiamo cambiato le punte, ma anche queste sanno fare il loro lavoro. 3-0! E a questo punto, ragazzi, io simulo. Avanza alla fine. C'è un gol di Joselu l'80esimo, strano. Allenatore della nazionale Stati Uniti, rifiuta. Allora, Andorra Villarreal, sono undicesimi a 5 punti, non hanno tanti punti. Il Siviglia è terzultimo a caso proprio. Io vorrei fare un leggero turnover, così da arrivare alla partita con Napoli in splendida forma. So che siete d'accordo con me. Gustafsson è salito a 81, bene così. Quindi metto Garcia a sinistra, Vanner a destra. Metto Farrell per Zaire Emery, Collin, Ivanov, Barrera. Faccio parare Strada per una volta, così, perché mi va. E faccio l'azzardo, Bombardò. Lo devo fare questo azzardo. E lascio a casa Corona. Questa me la sto rischiando, me la sto rischiando tantissimo, però almeno poi avremo tutti riposati per la partita contro il Napoli. Coquelin no, Kiko Glitch no, raga. E Strada, prima parata, bravissimo. Sorlot sinistro e Strada in angolo, bravissimo, bravissimo. Fallo di cosa? Fallo di cosa? Arbitro! Questo tira. Questo tira. E l'omino sul palo ci salva il culo. Ivanov. Gabri Vega. La palla dentro. Palla lì! Garcia! Primo gol anche per lui con l'Andorra! Il 75, lui è Manny tutto fare, può giocare punta, esterno, trequartista, può fare veramente di tutto! E in questo caso fa anche gol! Garcia! Ivanov, che cazzo duro! Ivanov! Sbatte, ma ancora lì Vanner. Vajes. No, raga, c'è Vajes. Albanis. Gustafsson. Non ci voglio credere. Ne ha presa un'altra a distanza tipo super avvicinata. Che devo fare per fare gol? Corona, state a vedere. Vajes. Raga, no, ho comprato Vajes in Villarreal. Attenzione a questo destro! E c'è Vajes. Adesso che l'abbiamo notato, ragazzi, parlerà veramente di tutto. Sorlot, gol, pareggio, ragazzi. 47esimo, bomba nell'incrocio, pareggio del Villarreal con Sorlot. Shrek, pareggio totalmente immeritato, ragazzi. Ovviamente, però, abbiamo contro Vajes. Ivanov, Vajes. Anche lui,
secondo gol in due partite per Colin, che batte in controtempo Valles 2-1. Si è riportata avanti l'Andorra per ora, perché avete visto con che facilità gli altri fanno gol. Palla in profondità, raso terra, lì, l'ha messa lì, ragazzi. Entra Leao, bene così. Palla lì, questo è gol. Bombardò cosa ha salvato. Raga fallo però. Sembrate il momento in cui devono far gol per forza e l'hanno fatto. Eh già ragazzi, fallo clamoroso non fischiato. Va bene. Dentro Lainez, Moukoko e Caballero. Colin è regolare. No, Valles no, ti prego! Colin! Doppietta e 3-2 per ora. Che sta rispondendo alla doppietta di Sorloth. 86.000 squadre, 200 milioni di giocatori, dobbiamo preoccuparci di Sorloth. Già. Garcia, Colin, la parata di Valles, strano. Palla via, 3-2 ragazzi, 3-2 via Real col turnover. Questa è una partita di una difficoltà assurda, però ce la siamo portata a casa bene o male. Molto difficile, Sorloth ci ha messo in molta difficoltà, però c'è Colin che con 4 tiri mette a segno 2 reti e ci permette di vincere. Attenzione perché c'è la Champions League. Non sentite l'inno, sentite la playlist di FIFA sotto, però state tranquilli che adesso è il momento della Champions League, finalmente. Menù che non è cambiato un cazzo. Napoli, Andorra, giocano di contropiede, benissimo. Vedo un Vegas pompato e allora ci metto Farrell. Hanno fatto Osimhen con la mascherina, bellissimo. Però non l'hanno fatto biondo. Non ne fanno un al verso la EA, giuro. Scusate, io non è che voglio essere pignolo, però Anguissa con i capelli corti. Ok. Politano, ah no, è biondo Osimhen, ok. Adesso ha senso. È dall'alto il problema. Adesso sono più tranquillo. Ma lo vedete che, ragazzi, dall'alto Osimhen non ha né la maschera né è biondo? Però nello zoom sì. Che cosa bruttissima che è. Diego Lainez, Moukoko, e di punta batte Meret, 1-0 Andorra, signori. Primo gol in Champions League, porta la firma di Youssoufa Moukoko. Ma siamo o no l'attacco più forte d'Europa? Anzi del mondo, perché in altri continenti che attacco vogliono avere? C'è il gol di Kvaratskhelia col kick-off glitch. Strano, vero? Kick-off glitch, signori. Pareggio del Napoli, che è, diciamo, la squadra più temibile del girone, perché Marsiglia e Rangers, ragazzi, vanno battuti anche senza giocare. Lobotka sinistro, carne secchi. Ci sta seriamente provando il Napoli e ci riesce pure. Gol di Osimhen, 2-1. Altro kick-off glitch, ovviamente. Ci avevano lasciato in pace per un pochino. Si è ricominciato, strano, vero? Diego Lainez dentro. Gustafsson, pareggio. Assist di Moukoko che marca entrambe le caselle. Gol e assist. Primo gol in Champions League anche per lo svedese. Il regen di Ibra, preciso. Farrell. Zaïre-Emery, Meret. Nega il 3-2 al centrocampista ex PSG. Diego Lainez se ne va. Non lo fermano più Diego Lainez e viene fermato da Meret però. Moukoko. Gustafsson spacca la porta. Questo non poteva sbagliarlo. Si riporta avanti l'Andorra in una partita, ragazzi, assurda. Sorpassi contro sorpassi. Gol, no gol, parate. Una partita veramente bella. Questa è la Champions League, ragazzi. Adesso mi raccomando, va difeso il risultato, Non c'è cazzi. Easy. Kvaratskhelia, 3-3. Un altro kick-off glitch, ragazzi. Stiamo andando avanti a suon di kick-off glitch. Incredibile. E che ho anche fatto entrare Ivanov per far rifiatare un attimo Moukoko. Napoli, 3 gol con 3 kick-off glitch. Ivanov. Gustafsson, la paraveretta, invece no, all'87esimo, ci riportiamo avanti, Gustafsson, 4-3,
Ma che partita è, Beppe? Il signor Gustafsson, il reggente Ibra, fa 4-3 al Maradona. E siamo veramente a un passo dalla vittoria, però c'è ancora un kick-off da diventare adesso. Ivanov, attenzione! Zaire Emery! È troppo lento. Allora da Vanner! Ho tirato, raga, giuro ho tirato. Va bene. 4-3. L'importante è vincere. Tripletta di Gustafsson. 3 gol ha messo. Complimenti davvero. Esordio in Champions League da ricordare per lui. Gol in finale per l'Osasuna. Gol nel finale per l'Andorra, giustamente. Celta Vigo Andorra, ragazzi, partita che chiude questo nono episodio ricchissimo di partite, di mercato, di colpi di scena. Giocherà Farrell per Zaire Emery, Colin per Moukoko, anche Vanner per Lainez. Io metterei anche Ivanov per Gustafsson, ragazzi. Un po' di riposo non fa male. E stadio a Banca Balaidos, è ancora un bel tramontino. Si inizia. Ivanov, sinistro! Proprio lui! Kick of glitch, lo ammetto. Ma Ivanov, ragazzi, sta avendo un inizio di stagione incredibile. Stagione complicata la scorsa, perché nonostante fosse la seconda, non era più un titolare. Ha fatto un gol solo, tipo la terz'ultima di campionato. In questa prima parte già ha messo a referto 2 gol e un assist. Johnston. Colin Marce di esterno ha tirato questo matto. Attenzione a questa palla che... Madonna, che culo Fresneda. Palla dentro, sinistro, carne secchi. È tornato. Raga, è tornato. È tornato Marchino. Anzi, Marcolino. Sinistro, ancora lui. Non è finita. E questa volta non ci può fare niente, perché Duvikas deve per forza fare gol. Assedio totale. Tanto fino al gol avrebbero continuato ad attaccare, quindi meglio prenderlo e ricominciare da capo. Orsolini. Carne secchi. Vanner, Ivanov, la doppietta dello zar di Macedonia. 2-1 per l'Andorra. Doppietta del numero 22, ragazzi, che non so cosa, che cacata di piccione ci abbia in testa, però finché fa gol a noi va bene. Tecatito Corona, che regalo. Corona. Non la può sbagliare! C'è gioia anche per Tecatito, vedete? A fare gol per forza, brutti bastardi. Come si paga? Si paga, e anche con gli interessi. Provo un 3-5-2 un attimo, così da far rifiutare qualcuno. Orsolini, Ugo, fuori, che culo. Vanner ha visto Garcia! Garcia Marce! Altra parata. Vabbè, carne secchi, sta seminando il panico. Va bene così. Corona verso Caballero, Marce! Iago Aspas, della torre. Buco di Antonio Silva, carne secchi! Carne secchi, ragazzi. Colin dentro! Garcia! 4-1! Secondo gol stagionale anche per lui! Che gol, ragazzi! 4-1 per l'Andorra! Un'altra vittoria in saccoccia! Però giocare col trequartista, ragazzi, è tutta un'altra cosa! C'ha degli inserimenti assurdi! Tipo questo! Doppietta anche di Garcia, doppietta di Ivanov e doppietta di Garcia, ragazzi. Siamo veramente al top. Meglio di così non so cosa si potesse chiedere, sinceramente. Peccato non abbia fatto gol Colin, ma va bene lo stesso. Finisce 5-1, signori. 5-1 contro il Celta Vigo, a casa loro, che hanno svuotato lo stadio. Altri 3 punti che ci fanno continuare la nostra rincorsa. Anzi, più che rincorsa, la nostra camminata insieme al Barcellona. 3 tiri, 2 gol per Garcia.
Cosa gli volete chiedere di più, ragazzi? Andiamo avanti, inizieremo il mese di ottobre, il prossimo episodio che sarà il numero 10. La prossima la giocheremo contro il Betis, ragazzi. Sarà la prima partita di ottobre. Non abbiamo cambi di overall, anzi sì, Carnesecchi che va 82, Garcia che va 76, Collin a 74, Ivanova a 73. E ragazzi, grazie della visione. Ci vediamo alla prossima. Statemi bene, date tutto, bacione assoluto. Ci vediamo per l'episodio numero 10 in cui inizieremo il mese di ottobre e andremo avanti in Champions League. Date tutto, un saluto. Alla prossima.